Chi manca al sito? Roberta e... Arrivo. Beh, solo Roberta, credo. Roberto e Roberto, ho Sì. dimenticato. Intanto, buonasera ragazzi e benvenuti al 12° episodio della Ruota del Tempo. Io sono Nikim, di Ambe Supremo. I ragazzi si stanno industriando per entrare nel sito, così iniziamo a giocare. Sto per Frattempo, morire. Marco, partiamo. togli la videocamera. Marco, togli la videocamera. Io non la vedo veramente. No, scusate, stavo in cam con una ragazza, scusate. Ragazzi, tutto quello che avverrà a schermo è responsabilità dei player. Io non ne voglio sapere Tanto poi li becco su Doom, niente. Francento. Marco, ma Esatto, la ragazza si chiamava Franco? esatto. Vedi? ragazzi. Ma questi dettagli che tu conosci, Stefano, come fai a saperli esattamente? Perché conosco Marco. Individuiamo Franco, ma andiamo avanti. Va bene ragazzi, questa cosa la Scusami, taglieremo esattamente. sicuramente in post-produzione. Ok, iniziamo. Adesso Quello che silenzio. aspettavo. Cioè, ma perché tu editi i video quindi per togliere il meglio di noi? Sì, adesso silenzio. O ti uccido e tolgo il meglio di te dalla campagna. Se l'avesse detto una donna. La luce mi vincola. La luce mi acceca, la luce mi trova, la luce mi rinnega adesso. Ok, ragazzi. La figlia di Fred ha appena varcato le porte anzi, è appena uscita dalle porte della città e si sta dirigendo a casa. È ammantellata e si guarda nervosamente intorno. Sta avanzando lungo la via principale. Vesper, tirami percezione. Yes, 2. Ok. Buono. Coi tuoi No, sensi... scusa, il secondo si tira Tira tutto sul terzo. il secondo, esatto. Posso far 15 più, come vuoi. Guarda. Ecco, Ok. dal buono 17 comunque. Coi tuoi sensi affinati nella notte, riesci a percepire e a vedere di striscio la ragazza che sta passando per la via principale, quindi sai che è passata di là. Ok, Ragazzi, io fatemi una cortesia, se dovete scrivere sulla tastiera, mutatevi perché si sente. poi se evitate proprio di scrivere che si sente lo stesso Discord che cacca. Ok, quindi come ti ho detto, tu hai per le percepita passare per la via. Sì, Frazzi, che ti chiedo, in città quanta gente c'è per le strade? Allora, siete già fuori coprifuoco, quindi sono più o meno le 10, 10:30 orientativamente, quindi non c'è Ok, quello quasi lo più sapevo nessuno. perché. Ok, ecco, questo volevo sapere perché sapevo che ora finisce la ragazza, ma non so quanta gente c'è in giro normalmente a quell'ora. Tanto per capire se io che le cammino dietro ho possibilità di confondermi tra la gente così, o se è meglio cerco di fare il giro. Ah, tu sai che non c'è anima viva, a parte probabilmente le guardie che stanno facendo la ronda. Ok. Ok, scusa, Stefano. la ragazza è questa qui che sto indicando qua a freccetta? Sì. Infatti Ok. tu tirami pure te percezione. Dove è Zere Percezione? Eccola. 14. Tu a malapena vedi una sagoma davanti a te, però ancora non la distingui bene. Ok, vabbè, poi mi avvicinerò, tanto sto andando in quella direzione. Ok. Marco e Davide, voi due tiratemi percezione. Marco ha fatto un buon tiro. Davide, tu non vedi un pelo dal tuo naso. Sei in Bene, bene. quell'angolo, però non senti nulla. Dal tuo lato, diciamo, la luce delle stelle non ti sta dando una buona visione. Mentre al contrario, Marco, tu, appoggiato lì a quella staccionata di legno, ti accorgi che ci sono delle guardie che stanno facendo la ronda lungo le strade. Non sono tantissime. Però hai adocchiato una guardia che sta passando lungo una strada. Hai Però adocchiato una guardia che sta passando lungo la strada. aspetta, Fra, mi sei Fra, mancato per tipo 10 secondi.
Ripeto allora quello che ho detto. Tu, appoggiato alla staccionata dove ti trovi, anche col buio, diciamo, col una visione che diciamo non ti favorisce in genere, però hai avuto una buona percezione. Hai individuato una guardia che sta facendo la ronda lungo la strada. Ok, però in realtà la guardia non era il problema. Io ti sto avvisando, poi prendi tu, trae tu le tue conclusioni. Dov'è che sta facendo la ronda? Allora, la vedi passare da questa parte, sta salendo di qua. Vedi la freccia? Aspetta. Sì, allora io quando passa, senza che faccio niente, che in realtà cammino molto tranquillamente fino a qua e mi appoggio all'angolo e guardo. Quindi cammini? Sì. Tirami, fammi un tiro di 20. Ok, la guardia ti sente perché sei molto rumoroso con l'armatura. Si gira. Chi è là? Mi presento ovviamente. Sono lo settore Gli che faccio bello. cenno di venire verso di me per non agitare troppo gli animi. Cosa ci fai tu qui a quest'ora? Non sai che Gli c'è il coprifuoco? spiego che ho un'autorizzazione da parte dei mercanti. Ok ragazzi, se io non ricordo male l'ultima volta i fogli li aveva Davide. Aspetta, non... I Sì, don't remember. li aveva presi Davide perché li aveva esaminati. Ok. Quindi, lui ti osserva, fammi vedere questa autorizzazione. Che faccio? Attualmente... Dalla mia lista. No, non lo vedi Davide, tu hai fatto un tiro di merda, quindi non lo Io vedi. gli faccio. Attualmente io non posso muovermi da questa posizione perché sto lavorando per loro. Però se vuoi posso darti una cosa che per me ha grande valore come simbolo, e domani la vengo a ritirare per dimostrarti la mia buona fede. Se in questa nottata è successo qualcosa di particolare non autorizzato, io dovrò per forza venire da te a riprendermi quella cosa e quindi potrai arrestarmi. Marco, tirami persuasione con svantaggio. Svantaggio uguale, ti tiri due e prendi il peggiore. Persuasione mi sa che c'ho zero perché è carisma, quindi zero. Sì. Devi tirare un altro dado, Marco. Un altro? Sì, hai tirato solo il 9. Vabbè, un 9 è sicuro che lo fa. Perfetto. Sei un democristiano nell'anima. Ok, Proprio sì, proprio. quello ti guarda e ti dice: facciamo invece così. Tu ora vieni con me in caserma e ne parliamo col comandante. Vediamo cosa ne dice lui. Abbiamo già parlato col vostro comandante, ma se vuole posso farvi vedere l'autorizzazione. Dobbiamo solo... Anzi, dico, no, ti sei... Va bene. Ok, lui ti sta scortando alla caserma. Perché se l'avessi portato da Davide sarebbe stato un altro problema e avrebbe rivelato la posizione di Davide, capito? Quindi preferisco perdere la mia, Ma... ragazzi. Ok, tu fai strada verso la caserma. Roberta. Non abbiamo neanche cominciato e ne abbiamo già perso uno. Maledizione! Ok. Non lo sappiamo. Ma cosa Roberta, dovrebbe tu essere? invece sei appena ritornata dal magazzino dopo la tua pessima avventura nei boschi. Sei malconcia, sei ferita, se non ricordo male, 5 danni addosso. Ovviamente la stanchezza è pesante su di te. Yes. Sei dolorante, dimmi cosa fai. Allora, dunque, io non credo di avere alcuna capacità particolare, però se riesco magari a bendarmi, se ho bisogno di qualche cosa, di qualche... Allora, hai come si bende dice? o qualcosa nell'equipaggiamento? Aspetta che vedo la scheda, ma penso di no. Dunque, a meno che non ci sia qualcosa Tesoro 0, tratti come si 0. chiama? A meno che non ci sia qualcosa Nel magazzino non trovi niente che ti No, possa quelli essere non hanno utile. mai le band.
Nel magazzino dico non trovi nulla che possa esserti utile per, diciamo, alleviare il tuo dolore. Allora, wait, vabbè, a questo punto, non avendo come medicarmi o altro, penso che opterò per riposare. Ok, fammi un tiro. Aspetta, ti dico di cosa. Fammi un tiro su Costituzione per vedere se riesci ad addormentarti. Yes. Allora, sei dolorante e il dolore ti tiene sveglia, non riesci a dormire. Per un po' rimani sveglia lì, sdraiata nella stuoia per terra, a meditare su quello che è accaduto. Torniamo a voi, ragazzi. Allora, un attimo solo che riprendo posizione. Stefano, Sono qua. intanto tu tirami percezione. Ok, sei totalmente ciecato nella notte. Sono all'oscuro. Sì. E anche la ragazza è all'oscuro. Però prima di Benissimo, arrivare vedo. verso di te, Cioè, vede una vedo. figura nella notte e si ferma come congelata, come se avesse paura. Martina, tirami anche tu percezione. Yes. Ok, Wow, wow. tu nella tua postazione ovviamente hai perso di vista. Scusa, ma io volevo spostarmi da No, lì. Io volevo andare. l'ho capito, tu la stai seguendo da dietro. Cioè, io una Questo volta individuata volevo lo. Ok, ti seguirla stavo dalla. dicendo, dalla tua postazione non riesci più a vederla e a percepirla, quindi in un certo senso per adesso non sai precisamente se è dietro l'angolo. O sei andato ancora più avanti? Per sicurezza, ovviamente, tu dici: se io giro adesso l'angolo, potrebbe scoprirmi. Quindi, non sai cosa fare. Beh, io posso sbucare l'angolo furtivamente. Tirami furtività. Maestria e vantaggio. Non è così impossibile. Uno e uno, due. Mamma mia! Beh, Ok, dai, 14 è comunque medio. diciamo che tu ti porti avanti le braccia quasi come se non sei neanche sicura di sbattere su una parete, ma è più la tensione che la percezione che ti coglie, diciamo, in fallo. Un attimo che io faccio un tiro. A posto, comunque, ti metti all'angolo e noti che la ragazza è più occupata a guardare davanti a sé che a girarsi alle sue spalle. E io so che è Duncan lì. Ok, Per quello che ne sei tu, è Duncan. a posto. Davide, di nuovo un tiro di percezione. Allora, però è la Ragazzi, anche seconda stasera siamo belli mano. carichi a quanto pare. Ok, Davide, tu sei in uno stato meditabondo, ti stai sonnacchiando a stare là, non vedi niente, non senti niente. La stanchezza della notte inizia quasi a prenderti, quindi sei un po' intontito, è come se volevo. Più che stare sorvegliando la zona, sei là a sonnecchiare. Eh beh, La classica guardia annoiata e che proprio. devo fare? In poche parole, mi siedo incrociando le gambe. Bellissimo. E Doc ha Ragazzi, una specie di nella notte da meditazione una con le casa note cruciali. sentite il rutto Doc approva. mastodontico di chi ha digerito e di chi ha provato la cena. Chi sta bevendo Coca-Cola, ragazzi? Ragazzi, beh, Martina, Guarda, mi mancavano queste bellissimo, interiezioni di ragazzi. Doc, devo dirlo, quindi Marco. sì, è tornato in forma. Marco. Sono da mesi, sono da Mentre, mesi. scusate ragazzi, Marco, Scusa. mentre tu avanzi nella notte,
La guardia ovviamente ti da dietro ti punzecchia quasi verbalmente ovviamente ti punzecchia. Maledetto scansafatiche. Tu te ne vieni qui nella mia città di notte? Chissà cosa stai facendo là dietro. Secondo me sei un ladro. Dimmi la verità. Come lei mi insegna, devo parlare col suo comandante. Parlerai col mio comandante, non temere. E rispetto il vostro lavoro e il vostro dovere, e vado avanti. Ok. Roberta, rifammi il tiro di costituzione per dormire. Ok. Roberta, tu sei una roccia, tu, malgrado tutto il tuo dolore, la tua sofferenza, non hai ancora tanta energia da vendere. Anzi, quasi quasi lei inizia a ribollirti la rabbia per quello che ti è successo. Tu vorresti avere quelle guardie qui e spappolarle a pezzi al posto del mostro. Vero. Sfortunatamente qualcuno ci ha Ce già l'hai quasi con quel pensato. mostro perché ti ha tolto la possibilità di vendicarti. Sei lì a rimuginare, maledetto, maledetto, erano miei, dovevo distruggerli io, tipo così, no? Con violenze. Esatto, per 2 turni Roberta tu non dormi. Cioè, Per un motivo allora, diverso io non dormo, quindi. Roberta, mi dispiace, ma il tuo personaggio è veramente sfigato. Riesce a fallire nel dormire quando è massacrato di botte. Io non. Vabbè. Non riesce a spostare i letti, il He's too problema. angry to die. Allora, Too angry to sleep. Che ha senso però, effettivamente, però. sì, perché sai, quando nella notte inizi a ripensare a quello che ti è accaduto, inizia a montarti la rabbia, soprattutto se sono successe cose orrende. Duncan e Vesper. Vesper, scusa, non Vesper. Mappa, non ti muovere. Welcome wagon. Allora, voi avete una figlia di Fred, impietrita, ovviamente, vedendovi di notte, non sapendo chi Vabbè, ma siete. io l'ho vista. Tu ora la vedi perché ce l'hai davanti, Ah, giustamente. Sei ok. cercato, anzi, quasi quasi ti spaventi pure tu perché ti vedi spuntare dal nulla una figura. Non sai se è una Quindi guardia, mi aspetto. se è un ubriacone o se è chi devi proteggere. Mi avvicino restando il più possibile innocuo, non volendo spaventare chi è, fino Sì. a Ok, che almeno non capisco chi è. mi tiri. Questo è un tiro strano. È una persuasione, secondo me. Sì, lo è, però. È un'intimidazione l'intimidazione al contrario? No, fammi Ah, no, persuasione, allora. fammi persuasione. No, nel senso ancora non hai avuto un'interlocuzione con la persona, quindi. Sì, però sai, con il linguaggio del corpo puoi cercare di essere poco Ok, aggressivo. fammi Ok. questo. Ma no. Perfetto, Secondo me ti. Non Esatto. ero. Cane, cane, ladra impestata malefica. Questa corre via urlando. Ok, lei si allontana, Probabilmente lei gli sembra un demone indietreggia, dall'inferno adesso. immediatamente, e istintivamente accelera il passo e cambia strada. Martina, Io la vedo. percezione. Cioè, io mi guardo e dico. Ecco. Eccala. No, ma No, ma questo è il. questo è. Ecco, Ecco, la Marti, la percezione di percezione Martina è di buona. Martina è buona. Ok, Marti, tu vedi. La vedi passare, ha cambiato strada. La vedi agitata, che non sai il motivo. C'è Vabbè, ma io l'ho l'eco. visto, eh. Sì, Quindi se le c'è l'eco. conosco. Martina, sei tu. Coglioni. Però l'altra volta non faceva l'eco. E non so No, perché infatti. adesso lo fa. Un attimo. Solo un attimo. Secondo ancora. Chi è entrato? Martina ha fatto il cambio di Discord perché si sentiva l'eco. Abbiamo una positiva, da quello che sento. Sentite? Sì. Bene, ottimo. Ok, l'eco sembra sparito adesso. Ho mutato l'account dell'eco e ho riaperto quell'altro. E dicevo che io ho visto la scena Allora, quell'angolo. no, non hai visto solo lei che tornava indietro e si allontanava accelerando il passo. Io non ce la faccio.
Ripeti che non t'ho sentito. No, 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 vado. Allora, io continuo a seguirla blandamente perché io sono convinto di quello che fa Stefano. Ok, va bene. Com'è che risento l'eco, raga? No, non c'è l'eco. Prova, prova, prova. Ok, Io non sento nessuno. a No, a posto. me la devo ridarlo. No, non credo. Ok, dai, parlando di Davide. Davide, tirami percezione. Ragazzi, è Marco. Ah. È Marco perché secondo me ha l'audio Olè, io mi su di... addormento. Dai, ritornamento. Basta, silenzio un attimo Marco, vediamo. Davide, mi fai un tiro di costituzione? Costituzione. Sì. Sì. Ma ne sei sicuro? Sì. Dai, fammi addormentare. No, non ti sei addormentato, però sei talmente rilassato in quell'angolino che quasi quasi, se non fosse la situazione in cui ti trovi, sicuramente ti saresti addormentato. Però scusa, posso dire una cosa fra me e me? Mi sono rotti i coglioni di stare qua senza che succeda nulla. Intanto ne abbiamo una mezza morta nel capanno, uno arrestato. E io che ci posso fare se fai tiri di merda? Che No, ci posso fare se sei totalmente ciecato e sordo? Non è colpa mia. comunque, Aspetta che riattivo intanto prendo, Marco. prendo i miei appunti e me li rileggo intanto. Di notte non riesci a vedere granché. È che notte totale, non c'è una Ho luna in capito, ma cristallo. leggere in piena notte, voglio dire, chi presenta meno che ci riesce. Vabbè, penso che ci sarà una torcia qua, una lanterna da No, qualche non c'è, parte. tutto buio. Vabbè, mi siedo, incrocio pure le... Se mi metto lì tipo a dondolarmi. Ok. Marco, Oi. tu percorri la piazza che è vuota in realtà, non vedi quella gente, ovviamente. Vedi che la caserma ormai è vicina, sei arrivato. Ok. Delle guardie ti osservano. Chi è questo qui? E l'altro gli fa: l'ho beccato per strada a bighellonare. Dice che vuole parlare col capitano. Non sarà contento. Ah, compagnia. E lui guarda. A quest'ora? Si vede che il taglialegna aveva da fare e ne ha approfittato. Dovrei aspettare qua. Sappiamo già chi è. Sappiamo già chi è. Tra l'altro, Io gli a Marco sta faccio. simpaticissimo, tra l'altro. Io gli faccio, ma fatemi vedere. Anche voi conoscete la moglie del taglialegna? Silenzio! Ti gridano addosso. Una bravissima donna. Era solo per... Perché il PG di Marco si infila sempre in queste situazioni? Perché in qualsiasi campagna, in qualsiasi ambientazione, in qualsiasi tipo di PG? Perché? Senti, io cerco di aizzare un po' lo... Aspetta che è laggato, ripeti. Tiro un po' sull'orecchio per cercare di sentire dei rumori da dentro la casella. Percezione. La senti tutto. Stai, ora ci spara il 20. No, se fa, solo se fa 20, se non fa 20 Stai a per me. vedere, eh. No, Marco, non Ah, senti no. niente. Ci mancava. Ok. Allora, Robby, per adesso sei ancora sveglia perché questo è il secondo turno, no? Tu sei ancora lì incazzata. Martina, percezione, e poi Stefano. Percezione anch'io? Prima Martina. Vado. Ok, Martina, tu l'hai sempre sott'occhio. Stefano, ovviamente la stai seguendo sempre a distanza di sicurezza. Stefano, tu percezione. Cioè, ho il più 3 a Però percezione, è considerato un vedo. buon bonus al primo livello, maledetta. Ma niente, no. Stefano, tu sei lì. E inizi ad avere quel dubbio, tipo a dire. Ma qua che ci sto a fare? Non passa nessuno, non passa un'anima, l'unico che è passato se n'è scappato. Che Va bene, cazzo devo mi fare? metto qui.
Cioè vado all'altra intersezione tra le due casette. Sono all'intersezione di queste casette, vado in questa casetta, esatto. Ok. E aspetta. Ok. Davide. Mi tiri percezione. Mi sono sconsolato. Io sinceramente mi rifiuto. Tiri. No, mi rifiuto. Ah, ok. Davide, tu come un maestro zen, quando ti metti a gambe incrociate a terra, ti ritorni i periodi di addestramento nel tuo tempio, improvvisamente i sensi ti si riacutiscono, senti tutto, senti le guardie che parlottano, quelle che vanno la ronda, senti la ragazza che dovevi scortare passare proprio lì vicino, senti quasi, ti pare sentire quasi Sebastian che sta parlando con una guardia, ma questo non ne sei sicuro. Cosa diavolo sta succedendo? Mi alzo. Sì. Ma faccio furtivamente da questa parte per capire. Furtività. Allora. Ok. Ok, 22. Va bene, tu vedi chiaramente, affacciandoti, vedi passare la ragazza, ovviamente, li vedi immediatamente. Ok, conto 10 secondi per capire se passa pure qualcun altro dietro di lei. Ok, poi vedi al prossimo turno, al prossimo turno ti do un response. Marco, aspettate un secondo. Scusate, ma io devo andare un attimo a bere. Ok. Allora, Marco, un secondo solo. Che prendo una pedina.